al Pala Vesuvio di Napoli abbiamo incontrato Folco Donati, ovviamente era qui perché competizione una squadra contro l'altra, non può non esserci la Brixia. Folco Donati è il presidente della Brixia e ci ha introdotto in una intervista molto molto carina una stella del futuro, è una juniores veramente straordinaria. Ascoltiamo. Ecco qui Angela Andreoli che praticamente è un piccolo diamante del targato Brixia, giusto Folco, ce la puoi un attimo introdurre? Targato Brixia è una delle pochissime bresciane DOC, perché è di nata, DNA proprio. Esatto, DNA bresciano della città proprio. Sì. Per presentarla basta il suo esercizio in trave di oggi, 14.700, punteggio più alto di tutta la gara. È una grande travista e agli assoluti è già stata protagonista vincendo un paio di medaglie. E insomma, si è già messa in luce, giusto? Come ti sei sentita in questa gara, in questa Final Six che chiude anche questo anno? Mi sono sentita emozionatissima perché era per me un'esperienza nuova, anche la Final Six, e veramente sono stata contentissima anche del mio esercizio in trave che ho fatto. Ma tu come riesci a dominare l'emozione quando tocca a te? Avete quei pochi minuti prima che vi preparate, vi concentrate e sembra proprio che vi troviate in una bolla, giusto? Non sentite più nessuno intorno a voi, anche se intorno a voi c'è un caos bestiale. Sì, io penso a fare il mio esercizio come lo faccio in allenamento e non penso a quello che c'è intorno, penso che ci siano solo i miei allenatori e salgo e basta. Quindi guardi negli occhi solo loro? Sì. E l'attrezzo? Sì. E alla fine quando sente il sì del suo presidente, esatto, capisce che è andata bene. Sì. Lui si fa sentire parecchio, è come se urlasse gol quasi, no? Sì, sì, infatti quando sento sì sono contentissima perché sì. Anticipa il punteggio stellare che ti sta arrivando. Sì. Ma qual è la tua ginnasta così di riferimento? Hai mai avuto quando così anche più eri più piccola un modello, una ginnasta che ti ha affascinato, anche straniera? No, il mio idolo è sempre stato Vanessa Ferrari, infatti ho anche la fortuna di allenarmi insieme a lei e certe volte mi aiuta anche proprio a gestire la calma anche durante gli allenamenti, quindi sono contentissima anche per quello. E com'è osservare Vanessa, che è davvero un esempio eccezionale, ma non solo per questo sport ma anche per qualunque sport, è veramente una ragazza record, com'è vederla lavorare? Impari, rubi un po' di nozioni del mestiere suo? Sì, vederla lavorare è veramente sempre un'emozione perché secondo me, e l'ho sempre detto, è un mostro, perché veramente la capacità che ha lei non ce l'ha nessuno, secondo me. In effetti, cioè, lei proprio vi insegna a non mollare mai, cioè se qualcuno si fa male o ha un problema, voi sapete che si può superare, giusto? Sì, sì, esatto. Vabbè, appunto, avete una squadra davvero... Sì, no, la squadra... Qual è il segreto del DNA di Brescia, secondo te? Ma sai, io credo che, adesso ci ripensavo mentre Angela diceva che quanto sia importante lavorare assieme a Vanessa Ferrari. Io credo che una delle nostre fortune, al di là dell'organizzazione, per carità, non nascondiamolo questo, però il fatto di avere così tante ginnaste di così alto livello che ormai lavorano insieme da tanti anni sicuramente è un aiuto per loro, perché si stimolano a vicenda per cercare di migliorarsi, perché non è che sì, quando sono in gara si incoraggiano uno per l'altra, ma c'è comunque una rivalità, certo. Questo qui rimane comunque uno sport individuale, e anche se sono compagna di squadra è sempre, cioè, cercano sempre di migliorarsi per fare meglio, quindi certo. Questo è un grande vantaggio. E poi, come dicevo, la Brixia è un'organizzazione ormai rodata da tanti e tanti anni di attività ad alto livello. Ecco. Cioè praticamente voi quando vi allenate vi state preparando ogni volta inevitabilmente a una grande competizione, cioè un allenamento di voi in pista è come una gara. Sì, è come una gara internazionale, direi proprio. Sì. La prossima gara tua quando sarà?
Sì, non lo so, sinceramente. Ecco, perfetto. Giustamente. Di questi tempi cosa vuoi rispondere? Non lo sa lei perché non lo sa nessuno. Esatto. Nuotiamo a vista, quindi giustamente. Io mi ero preparata per questa Final Six, poi non lo so. Niente, hai fatto una trave da urlo. Quindi. Senti, ma il tuo prossimo obiettivo, ti piacerebbe inventare un elemento nuovo? L'hai mai sognato? Sì, l'ho sognato, ma... non so che elemento. Ma quella fantasia che cos'è? Un quadruplo salto d'uscita dalla trave? No, quadruplo no proprio. Boh, non lo so, si vedrà. Andiamo a scoprire. Folco, tu non sai niente di cosa sta preparando lei? No, lei sta preparando gli esercizi e i movimenti che già esistono, fatti molto bene. Lei preparerà, anzi esibirà in gara un esercizio, un'uscita alla trave che in Italia praticamente non fa. Ma si può dire? Nessuno, sì, è un zucara di uscita alla trave e quindi in Italia non lo fa ancora praticamente nessuno e quindi questo è già, non l'ha inventato lei però è una primizia, diciamo. Esatto, quindi questo sta a testimoniare il talento di questa ginnasta che poi non si deve mica montare la testa, per carità. No, infatti non hai sentito niente, giusto? No, non abbiamo ancora fatto niente. Abbiamo fatto finta di parlare bene di te, in realtà alle spalle parliamo malissimo proprio. Grazie allora, in bocca al lupo. Grazie mille. Rosario Piton, che è il vicepresidente della Feder Ginnastica, siamo qui al Pala Vesuvio in occasione della Final Six. Questa è stata un'annata veramente pesante, ma la federazione è stata più forte che mai, vero? Sì, diciamo che dopo il 2019, il 2020, nel mese di marzo, aveva cominciato a crearci dei problemi. Però noi come federazione, ricordo che siamo la più antica federazione, quindi la veterana di tutti, abbiamo dimostrato grande capacità organizzativa e grande volontà, perché appena possibile abbiamo ripreso di nuovo i nostri eventi, ovviamente nel massimo rispetto delle norme sia sanitarie che sportive anti-Covid-19 e che sono state anche approvate dal CONI e quindi anche dal Ministero dello Sport. Poi ovviamente uno scenario come questo, il Pala Vesuvio, che ricorda le Universiadi, che sempre qui si sono svolte, dove abbiamo colto risultati importantissimi con Carlotta Perlito. Carlotta Perlito è stata eccezionale. Al corpo libero, sì, io lo ricordo in maniera particolare perché ero anche il responsabile federale di quella manifestazione che si è svolta sempre qui al Pala Vesuvio. L'unica differenza è che quel giorno questo impianto era pieno e c'è stato veramente il sold out che ha entusiasmato un po' tutti. Invece oggi purtroppo abbiamo visto la zona del pubblico completamente coperta dalla bandiera italiana, però il pubblico ovviamente giustamente non può essere presente per la protezione di tutti quanti. Sì, abbiamo pensato di mettere queste bandiere per dire che qui c'è tutta l'Italia presente. Ed è come se fosse un abbraccio dalle Alpi fino all'Etna di tutti gli sportivi, soprattutto ovviamente quelli della Federazione Ginnastica con tutti i suoi 130.000 tesserati e le oltre 1.300 società che proprio di recente hanno rinnovato anche il nuovo Consiglio Direttivo Federale, del quale mi onoro di far parte anche per il prossimo quadriennio. E questa volta per due Olimpiadi, per quella di Tokyo 2021, esatto, e quella di Parigi del 2024. Esatto. E allora ci si prepara più forti che mai per le Olimpiadi del 2021 con una forza acquisita, anche proprio quando si esce da dei grandi contrasti, dei periodi così, se ne esce più forti di prima. Sì, diciamo che questo può rappresentare addirittura un'opportunità, perché ci dà appunto l'opportunità di guardare avanti anche in maniera diversa, in maniera più convinta rispetto alla precedente
diciamo, gestione delle attività, proprio perché queste difficoltà, come in tutti i campi, le difficoltà si misurano attraverso le forze e quindi abbiamo dimostrato di essere più forti del coronavirus. Siamo qui, non c'è il pubblico, ma c'è la ginnastica e c'è soprattutto la qualità, perché anche oggi abbiamo visto della grande ginnastica. Domani credo che raggiungeremo il clou con la finale dei primi tre posti. Allora, in bocca al lupo a voi che continuate a fare un lavoro eccezionale e a tutti i nostri atleti e le nostre ginnaste e i nostri ginnasti. Sì, grazie a tutti. Ovviamente io voglio ricordare anche che il nostro presidente federale, il cavalier Gherardo Tecchi, ci è sempre vicino, ci ha sostenuto ed ha potuto realizzare questo evento che secondo me dà un lustro alla federazione e a lui, che è stato riconfermato in maniera quasi plebiscitaria presidente ancora per il prossimo quadriennio, quindi a lui un saluto particolare. E complimenti per questo proseguo della sua carriera all'interno della federazione. Grazie, questo mi onora, ma è l'ultimo dei miei problemi. Grazie. Quindi viene assediato. Porca. Qui al Palavisuvio di Napoli si è svolta la Final Six, che mi sono morsa la lingua. Ciao, hai la Final. Cosa devo dire? Cosa dico? E ricordiamo che.